Ciao a tutti, sono Sabrina Cinili, in questo momento sono il club manager di una società di Serie A1 femminile di basket molto importante. E negli ultimi 18 anni della mia vita sono stata una giocatrice importante sia della nazionale che della Serie A1 femminile. Provengo da Roma, da un quartiere abbastanza complesso, e questo è stato uno dei motivi per cui i miei genitori hanno scelto di spingermi verso lo sport. Inizialmente ho fatto nuoto, poi diciamo che mi hanno dato la possibilità di scegliere qual era il mio sport preferito, e tra tutti quelli che ho fatto la mia scelta poi si è indirizzata verso il basket. Intorno all'età di 11 anni appunto la mia scelta fu il basket, perché era l'unico sport dove riuscivo a confrontarmi con mio fratello, che ha 5 anni in più di me, e spesso mi sovrastava in tutti gli sport che affrontavamo insieme. Però forse probabilmente questo, avendo non solamente la fisicità come oggetto importante appunto dello sport, mi ha permesso di sviluppare appunto forse la capacità di fare più canestro di lui, e quindi mi sentivo al suo stesso livello. È stato uno sport bellissimo dall'inizio, questa cosa mi ha regalato tante emozioni, però al suo interno ci sono state anche delle rinunce, sia da parte mia, magari delle gite con i miei compagni di classe, vacanze con i miei genitori. Dall'altro lato, le rinunce sono state anche per i miei genitori. Hanno affrontato delle grandi fatiche, perché per esempio io sono di Roma, appunto, come ho detto precedentemente, e la squadra con cui giocavo era dall'altra parte di Roma, e questo, non essendo Bologna, richiedeva ore per il raggiungimento della palestra. Perciò mia mamma, soprattutto mentre mio papà lavorava, ha dovuto rinunciare a tanti momenti per se stessa, per far sì che io potessi raggiungere i miei obiettivi. Attraverso lo sport sono riuscita sin dalla giovane età a responsabilizzarmi e ad avere la consapevolezza del mondo, sia interno alla squadra, alla scuola, eccetera, ma anche del mondo esterno, di come funzionavano i rapporti con le persone, anche i rapporti con la famiglia. Mi ha cresciuto tantissimo, ed è una cosa di cui mi sono accorta davvero sin da quando ero piccola. L'impegno che ho messo in questo sport mi ha regalato poi tantissime soddisfazioni, tra cui quasi più di 20 anni di nazionale, dalle giovanili alle femminili, nonché il capitano della nazionale, che è stato, diciamo, il regalo più grande che potessi mai ricevere da questo sport. Mi ha permesso di girare il mondo, in Europa, in America, in Italia, e quindi ho conosciuto tante realtà diverse. E tra tutti però vorrei dire che questo sport mi ha regalato la persona che sono oggi, perché mi ha cresciuto, mi ha dato la possibilità di essere oggi una persona che può trasmettere agli altri la sua esperienza, che può aiutare gli altri a crescere come lo sport ha fatto con me. A questo proposito invito tutti al Bologna Sport Day il 17 settembre dalle 10 alle 19 ai Giardini Margherita, dove saranno a disposizione tantissimi sport, dove tutti potranno provare e dove potrete scegliere magari lo sport che farà per voi.